Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nerd Village. Oggi siamo qua sull'inizio dell'ultimo vlog del viaggio. Siamo arrivati a Osaka dopo un viaggio lungo un giorno, non è mai vero, ci abbiamo messo un'ora e mezza ad arrivare da Kyoto qua, e adesso abbiamo lasciato le valigie in albergo e stiamo andando a vedere intanto il castello, che è la prima tappa di questo viaggio. Io vi ricordo che potete trovare sul canale ben 4 vlog di Tokyo, uno di Kyoto e poi infine ci sarà questo di Osaka, che chiuderà probabilmente il Nerd in Japan. Qua con noi c'è sempre Jacopo. Adesso andiamo a vedere il castello e vi faccio vedere un po' le cose più interessanti. Intanto, cosa c'è da dire? A parte la gente che mi parla sopra e il fatto che il nostro albergo sta in una zona che è tipo il Bronx giapponese. Ci andiamo, cazzo, io ho fame. E adesso andiamo a fare appunto pausa caffè. E comunque Osaka, per quel pochissimo, abbiamo visto davvero poco, però mi sembra un po' più, forse perché noi siamo in periferia, comunque mi sembra meno metropoli di... Vabbè, ok, grazie. Mi sembra meno metropoli di Tokyo, però comunque potrebbe essere interessante. Adesso andiamo a prendere un caffè e poi ci vediamo con le riprese del castello. Allora, ci cominciamo ad addentrare nel castello. Anche qua penso sia comunque una cosa abbastanza tipica il fatto che attorno ai castelli ci stanno i fossati. Vabbè, non so, ha detto un'ovvietà, bene, molto molto bene. Cioè, penso che è tipo lo standard dei castelli in tutto il mondo, però. Dici? Che mondo è mondo, il castello te lo immagini col fossato, no? Vabbè, ma me lo immagino, non è detto che ci debba essere per forza. Sarà nato così, in immaginario collettivo proprio. Pure in Giappone? Ma dappertutto, no? Cioè. E dove stanno i coccodrilli? Ci stanno le carpe, che sono tanto grosse quanto coccodrilli. Onesto. Qua ci abbiamo sempre, vedete ragazzi, anche questa è un'altra cosa, prima del castello ci stanno i portoni. Assurdo, eh? Cioè, che è tutto aperto, raga, è una cosa pazzesca. Questa è proprio una cosa tipicamente giapponese, le porte. Quello là su invece è il castello, quindi adesso vedremo di arrivarci in qualche modo. Allora ragazzi, qua c'è un altro fossato con altre mura. Stiamo passando un ponte tipicamente giapponese e là sopra c'è il castello. Quindi adesso non so se qualcuno vuole obiettare a quello che sto dicendo, ma lassù probabilmente ci sarà un castello. Probabilmente ci sarà un castello che sta su un'altura per essere difeso, giusto Jacopo, dalle scorribande dei predoni giapponesi, dei pledoni. Dei piedoni. Dei piedoni. La foto, come ragazzi, fate a farlo qua? Vostra maestosità al castello di Osaka, signori. Meraviglia. Guardate che spettacolo mastodontico. Allora, secondo giorno, oggi abbiamo cambiato programma perché dovevamo andare a vedere dei tempi, però abbiamo visto il meteo che non era dei più promettenti e quindi abbiamo preferito oggi, che invece è bel tempo, c'è un sole che spacca il culo ai passerotti, di andare a Nara. Stiamo andando a Nara, siamo già sul treno e nel video di ieri sicuramente non avrete visto il Pokémon Center di Osaka, perché ci siamo andati, a parte c'era un botto di gente, però non c'era neanche niente di nuovo o di chissà cosa far vedere. Era penso il Pokémon Center più piccolo che abbiamo visitato in questi giorni. Adesso ci facciamo una mezz'oretta di treno, arriviamo a Nara e poi ci vediamo là. Ah raga, siamo nel parco di Nara e ci stanno i cervi in libertà. Cioè, guardate quanto, cioè stanno in totale libertà. Cioè, lo posso accarezzare secondo te? Non so se va accarezzato, quindi nel dubbio no. Cioè puoi, ma nel dubbio non lo. Guardate, cioè, per noi è assurdo. Adesso il nostro Jacopo Angela ci spiegherà perché a Nara i cervi sono liberi. No, sono considerati sacri, quindi di conseguenza non vengono toccati e non vengono cacciati,
non li confinano all'interno di recensioni in generale. Assaggi, appunto. Non ne so, speravamo in qualcosa di un po' più esaustivo. Comunque, comunque, in mezzo agli alberi, adesso diciamo che riprendere tutto il parco sarebbe un po' una mezza piata a male, diciamo, perché è enorme. Noi adesso ci facciamo il percorso, poi se succede qualcosa di saliente, insomma, ve lo facciamo sapere. Comunque, meraviglioso, raga. Per terra è pieno di merda, ma tanto sono abituato a Roma, quindi yes. Ah, raga, cioè, è assurdo, ce l'avevamo uno spoto. Guardate questo quanto è piccolino. Adesso proviamo ad avvicinarci con circospezione, se non scappa, se non ci carica qualcuno. È tipo spaventatissimo, mi sa. Vieni. Non ti facciamo niente. Eccolo. Ciao. No, non ti faccio niente. Vieni. Cioè, comunque, raga, per farvi capire quanto siamo vicini. Cioè, nel senso, questa è la mia mano, cioè, è veramente uno sputo, assurdo. Raga, questo qua si è avvicinato senza che noi avessimo niente. Guardate, 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 guardate. Ehi, ti fa accarezzare senza mordermi, sì. Guardate, è assurdo, raga. Oddio mio, è assurdo. Ok, tu sei veramente assurdo e da oggi in poi siamo amici del cuore. Ok, è una cosa assurda, raga. Fantastico. Raga, i cervi sono tanti, milioni di milioni. Guardate quanti sono, raga. Immaginatevi un esercito di Xerneas che fa geomancy e vi carica e vi uccide. Qua ce n'è uno proprio che sta prendendo il sole. Ciao amico. Ma tu sei triste, perché? No, per cazzi tuoi ieri, raga, per cazzo. Mi sa di sì. Immobile. Raga. Quello che c'è una pacca in testa è rimasto tipo immobile questo, non so molto motivo. Tu ti avvicini, non ho da mangiare. Ah, raga, stiamo cominciando un sentiero assurdo dove ci stanno tutte queste sorte di monumenti e cose coi cervi. Raga, vi giuro che penso sia una delle cose più suggestive che abbia mai fatto nella mia vita. Cioè, è veramente assurdo. Cioè, guardate. E tu guardi ste cose e in mezzo ci stanno i cervi. Vabbè, ok, campioni. Allora, raga, praticamente non avrete visto molto di Osaka perché in realtà siamo proprio noi che non siamo andati molto in giro perché in città non c'è molto da vedere. Abbiamo fatto il primo giorno al Palazzo Imperiale, il secondo siamo stati a Nara, mentre invece il terzo siamo andati a vedere dei templi, così, però pioveva e quindi non era una cosa che secondo me valeva la pena riprendere, anche perché di templi ne avete visti decisamente abbastanza a Kyoto. Quindi oggi è l'ultimo giorno, dovevamo andare a vedere l'acquario, ma sempre per lo stesso motivo non ci siamo andati perché abbiamo fatto il check out dall'albergo alle 11 e abbiamo l'aereo a mezzanotte, quindi siamo rimasti qua in albergo con l'idea di fracicarci senza poterci cambiare o farci una doccia. E però quelli dell'albergo sono stati gentilissimi perché abbiamo fatto il check out, ci hanno fatto lasciare le valigie sotto e poi ci hanno fatti andare al secondo piano dell'hotel, che praticamente, come potete ben vedere, è tipo è la sala dove loro fanno colazione, ma che da mezzogiorno a mezzanotte è un lounge bar con bevande, caffè e tè gratis. Quindi ne stiamo qua tipo fino alle 5 così, poi andiamo in aeroporto. Grazie a Dio abbiamo Switch, computer, abbiamo Jacopo, quindi comunque poi vedete, comunque si è fatto il tè tutto. Ciao mamma. Completamente gratuito, anche perché vi ripeto, il tempo non è dei migliori, guardate. E comunque non gli davamo una lira, in ogni caso, ragazzi, non avremmo mai pagato per del tè. Cioè, devo tagliare questa cosa, ma tu hai parlato quindi non lo posso fare. E questa è la visuale che abbiamo dal secondo piano dell'hotel. Noi, grazie a Dio, sì, siamo tipo in una baraccopoli e praticamente grazie a Dio abbiamo la stazione che dobbiamo prendere per l'aereo che sta di fronte, quindi comunque non dovremmo avere problemi. Sta lì, esatto. E niente, raga, questo qua è l'ultimo vlog dal Giappone. Alla fine sono stati 6 vlog e alla fine sono stati 6 vlog e pensiamo di aver comunque sintetizzato bene la vacanza nei video.
e non penso che ne farò penso che farò qualcosa in aeroporto, però comunque farò un vlog conclusivo per spiegare un po' tutto quello che c'è da dire sul Giappone, sulle loro abitudini eccetera, che magari si sono percepite dal video ma neanche troppo. Anche le esperienze degli alberghi e tutto quanto. Detto questo, io spero davvero che questi vlog vi siano piaciuti, che il Nerd in Japan vi sia piaciuto. Adesso si torna a Roma, si torna a buildare, grande citazione, per Colonia. E niente raga, lasciate un like, commentate, condividete il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo buildare. Su Instagram di buildare. E mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Un saluto da Nerd Village e da Captain Pick. E bella per voi. Bella. Ciao.